Eccoci qui, Bar Sport, siamo all'ottava puntata di quest'anno, parliamo di una sconfitta pesante, brutta, negativa della Cremonese contro il Pisa, 3-1 a favore della squadra di Inzaghi, una sconfitta che effettivamente fa un po' tornare indietro le lancette dell'orologio di quella Cremonese che tutti aspettavamo. Ne parliamo fra un attimo, per adesso sigla. Allora, vince Pippo Inzaghi, vince il Pisa con pieno merito, nulla da dire, squadra più forte, attrezzata bene sia dal punto di vista fisico che da quello, diciamo, anche tattico. Inzaghi non ha sbagliato a preparare la partita. La Cremonese si è presentata con una squadra tutto sommato giusta nel complesso, perché poi all'inizio, alla lettura delle formazioni, i tifosi erano abbastanza contenti, perché era una squadra che portava ad essere offensiva, portava ad aggredire l'avversario. È successo l'esatto contrario. Il primo tempo ancora è stato giocato in un certo modo, nella ripresa invece la squadra si è sgonfiata e non è la prima volta che succede. E quindi è un risultato che porta indietro, dicevo, le lancette dell'orologio, sia a livello di aspettative, ma sia anche a livello di classifica. Oggi la Cremonese è a meno 9 dalla prima, che è il Pisa, e a meno 7 dalla seconda, che è il Sassuolo, a meno 6 dallo Spezia, che è terzo, e è stata raggiunta dal Cesena, che ieri ha vinto in casa. Quindi sostanzialmente, diciamo, oggi come oggi, dobbiamo pensare ai playoff e a null'altro al momento. Poi nella prossima settimana ne vedremo. Ne parliamo oggi qui a Bar Sport. Abbiamo alcuni ospiti: Carlo Coriselli, che è un geometra libero professionista e tifoso della Cremonese, ovviamente, e Sicuramente. amico di Gianluca Vialli, che poi Sì. lui ha, poi ne parleremo di Gianluca Bene. anche con lui. Abbiamo alla mia destra Gianluca Rossi, che è l'ideatore, l'inventore, fra virgolette, del Pepo Team, squadra di calcio e di altri sport, notore, famosa, famosissima a Cremona, e che è il responsabile dell'ufficio comunicazione della Fondazione Sospiro, per cui ha ricevuto da Mattarella il premio un paio di settimane fa, 10 giorni Esatto, sì. fa, direttamente a Roma, per questa fondazione che si sta sviluppando, sta creando nuove cose, e poi ne parleremo, anche perché in Assolutamente, fondo certo. è importante. E poi un amico, il critico letterario Claudio Ardigò, che Eh sì. sarà che adesso è pronto, è partito ormai, Ormai ci siamo. ormai ci siamo con il classico, diciamo, tour che va da adesso fino alla fine dell'anno, praticamente letterario di Cremona, e che poi sarà non solo quello che scriverà la prefazione del mio libro, ma presenterà il 1° di dicembre a Palazzo Calciate alle 16:30 il libro. Parleremo un po' anche di questa cosa, ma non stasera, ne parleremo più avanti. Allora, entriamo nel vivo della partita. Carlo, che partita hai visto e come giudichi la Cremonese di ieri? Ma allora, la partita è stata abbastanza strana, nel senso che primo tempo, come ben detto tu, la Cremonese ha fatto credere di essere un altro tipo di squadra, e poi invece si è Dopo il gol spenta. subito, Dopo il gol subito si è ha giocato bene. spenta. Ritengo che non si possa prendere un gol Al nei 47. 30 secondi che del Certo. recupero. Purtroppo non ero contento quando hanno mandato via Stroppa, perché non ero pro Stroppa, ma non ero contento dell'arrivo di questo allenatore, che secondo me è un po' come Stroppa. Parte con quella squadra e poi è difficile cambiarla. Non vedo i cambi, non tanto di gioco, ma di strategia, di squadra. Lo vedo sempre impostato in quel modo. È un campionato, la B sappiamo che è un campionato lungo, difficile, strano. Perdi due partite profondi, ne vinci tre e torni in alto. Per Certo. cui, secondo me, la squadra più attrezzata davanti a noi è il Sassuolo, che secondo me prima o poi Sì, ieri ha fatto prende. fatica, Sì, però prende il volo e eh. va. Avete Secondo solo me va. rigore, può essere Le altre Berardi. due si possono andare a prendere. Si Sì, possono si andare a possono andare a prendere. prendere. Ecco, si possono andare a prendere, ma la Cremonese di ieri ha deluso anche sul piano del carattere. È una cosa che diciamo da tempo, no? La cattiveria, l'ultima puntata, si parla di cattiveria agonistica, chiaramente non cattiveria nel senso della parola, però si diceva è una squadra che manca di carattere. Secondo tempo, spentosi Vázquez, che è stato il migliore indubbiamente nella prima porzione di gioco, la squadra
si è sgonfiata, non è più arrivata in area di rigore avversario. Assolutamente no, concordo con questa lettura e aggiungo che secondo me è un mix tra poca gamba e un po' di, come dire, lassità mentale, nel senso che è una squadra che è un po' come un palloncino che a un certo punto viene scoppiato e poi non si rigonfia più. Ho visto sinceramente una squadra anche un pochino in difficoltà dal punto di vista atletico. Fisico. Mi sembrava il Pisa nettamente più attrezzato da questo punto di vista, ma anche molto più sicuro dei propri mezzi e molto più convinto. Ecco, e poi sulle ali dell'entusiasmo, diciamo, tutto diventa più facile. Però venire a Cremona contro una squadra considerata fra le favorite, considerata virgolette, aggiungiamo, però ecco, non era facile. E devo dire che in fondo il Pisa ha dimostrato che senza grandi nomi, perché non ha grandi nomi, è comunque una squadra di tutto rispetto. Infatti quando guardavo insomma le formazioni in campo, leggevo la nostra formazione, una formazione che farebbe invidia a chiunque, non solo nei titolari ma anche nei rincalzi, certo. Perché cioè, sono tutti nomi di primissimo livello, ahimè non è il gioco delle figurine. Ecco Claudio, appunto parlando di figurine, tu presenti libri, figurine no, però anche le figurine sono dei libri, perché le famose panini sono diventate ormai è una cultura. Sì, no, poi sono ricercatissime, no? Queste anche gli album degli anni 70. Certo. Non parlo degli... Ecco, quindi lui diceva figurine, quindi giocatori di nome, ma poi di fatto giocatori che non riescono a fare gruppo o non riescono proprio ad esprimere un gioco. Sì, anche, soprattutto io ho visto una grande paura. Una grande paura di sbagliare. Ho visto proprio, non so, paura che poi si riflette in insicurezza. A chi la do, cosa faccio, eccetera. Tiro, non tiro, perché anche quello... Tiro, non tiro mai, sì, certo. È un insieme di questo discorso. Credo che abbiate capito dove voglio arrivare, ecco. E questo è preoccupante per il futuro. Mi auguro che... A parte il contraccolpo psicologico di questa sconfitta che fa male, mi auguro che si lavori anche su questo. Questo io ho visto. Ecco, allora Paolo, facciamoci del male e mandiamo gli highlights, ci siamo. Facciamoci un po' del male così, tanto vediamo questi 3-4 minuti.
Allora, abbiamo rivisto i gol, soprattutto i quattro gol, e abbiamo visto gli errori anche del portiere Fulignati in un paio di circostanze, il secondo gol sicuramente, e sul terzo, insomma, anche lì bisogna dare un'occhiata un po' alle varie posizioni. C'è da dire che il Pisa ha approfittato soprattutto della lentezza del nostro mettersi in movimento, e quindi quello li ha favoriti, perché loro sono partiti fortissimo uomo contro uomo, addirittura marcando i difensori, quindi hanno messo per 3-4-5 minuti in crisi la Cremonese, rischiando però un paio di contropiedi che non sono andati a buon fine. Ricordo quello di Bonazzoli all'inizio, che poi è andato fuori gioco, ma esatto, che poteva tirare prima, ha aspettato a tirare, l'hanno anticipato, poi è andato fuori gioco, e quindi poi si è assestata la partita, perché il Pisa è rimasto lì, la Cremonese ha cercato di prendere in mano il gioco, c'è riuscita, ha fatto il pari, eccetera eccetera. Però ecco, prendere gol come quello l'ultimo di Tramoni, che è pure un ottimo giocatore, lui Carlo ricordava quello di Borelli da Brescia, siamo lì, insomma. È vero che Corini ha portato a fare un po' più gol del precedente periodo, ma è vero che ne prendiamo anche molti di più. Esatto, sì, e purtroppo la squadra che vince è quella che prende meno gol di solito. Non sempre, l'anno scorso l'abbiamo preso meno, non l'abbiamo vinto. Sì, quindi, però anche l'anno scorso, una cosa veloce, non puoi andare a Venezia con un risultato unico da fare e andare con una punta sola, per cui lì parti già sbagliato d'ambleno. Certo, però quello sicuro. Anche adesso abbiamo fatto sembrare dei giocatori, per carità, buoni. Pisa è una buona squadra, ma non è niente di che. È una squadra che gioca probabilmente a mente libera, a mente serena, non ha le nostre ansie e non deve dimostrare niente. Noi, Sampdoria e Palermo, dichiarati per andare in A. Sono le tre squadre che stanno andando peggio, che stanno deludendo tutto il campionato. Esatto. E sono sampdoriano, esatto, lo dico da sampdoriano, stiamo soffrendo tanto. Noi, Cremona, la Cremonese, Sampdoria e Palermo. Palermo ha perso di con il Cittadella, non l'ultima in classifica, ma quasi. No, squadra penultima. Squadra è vero, di bassa lega. Però effettivamente le favorite, diciamo, le pronosticate sono in difficoltà. Intanto siamo a fine del primo tempo in Serie A, Parma-Genova e Empoli-Como sono tutte e due sullo 0-0, quindi per il momento nessun gol. Ecco, Vasquez, questo personaggio di cui abbiamo spesso parlato, il giocatore in trasmissione, l'anno scorso ha diviso la tifoseria, c'era chi diceva che non serviva, c'era chi diceva che quando entrava accendeva la lampadina. Beh, insomma, quest'anno in una posizione un po' più avanzata e con meno compiti di andare a recuperare il pallone, è un giocatore importante. Però una squadra come la Cremonese si può affidare a un Vasquez che ha 34 anni, a un Castagnetti che ne ha più o meno uguali, è questo il problema. Ricordiamo che la Cremonese ha praticamente tre squadre, per cui è chiaro che essere Vasquez dipendenti è un po' grave, nel senso che, appunto, credo che sia una delle squadre che ha fatto il mercato, uno dei mercati più ricchi e più completi della Serie B in assoluto. E non dimentichiamo anche non solo quest'anno, ma anche le altre stagioni, cioè se mettiamo insieme tutto ciò che è stato fatto nell'era Arvedi, cioè, certo, facciamo tranquillamente una Serie A da centro classifica, certo, a livello di budget, certo, per cui mi sembra davvero molto riduttivo pensare di essere dipendenti da un giocatore sicuramente che ha dei numeri, ma che comunque ha anche un'età di un certo tipo e una fragilità atletica che non è sicuramente pari a quella di un ventenne, ecco, per cui è chiaro, certo, che essere troppo dipendenti da una figura anche carismatica, ma che comunque ha sulla carta di identità recita chiaro, no? Cioè, certo, l'età che ha, mi sembra un po' eccessivo. Detto che comunque sicuramente ha dei numeri e è meglio avercelo che non avercelo, per intenderci. Però non mi affiderei così completamente a un giocatore di questo tipo. Ecco, Claudio, il problema del gol è un problema che già esisteva con Stroppa, la squadra di Stroppa creava magari 20 occasioni e faceva a malapena un gol, e poi magari lo prendeva anche nel secondo tempo. Questa squadra segna di più, un po' più equilibrata, però ecco, la domanda poi è quella classica:
coda 17 gol, torna, poi va alla Sampdoria. Ne prendono tre, qualcuno dice, attenzione che abbiamo preso, non faccio il nome, un giocatore che equivale a Ciofani, battuta okay. pesante, però e ne abbiamo tre e abbiamo due gol di Bonazzoli e basta. E mettiamoci Vázquez, però Vázquez lo considererei più trequartista, ecco, due gol di Bonazzoli e basta. Nasti ha fatto un gol e De Luca non ha fatto neanche uno. Quindi, ecco, quindi il problema è il coda perso, tanti dicono, ma sì, tanto era vecchio. Se continuiamo a ragionare su questi termini non andiamo da nessuna parte, ecco, bisogna prendere delle decisioni concrete e fare e avere proprio quello che la butta dentro, cioè è quello che noi ci manca. Non possiamo mica girarci no, è vero, non prendiamoci in giro, ecco. Ecco, però come diceva lui, vai a Venezia, hai pareggiato in casa la partita di playoff, vai a Venezia, hai un risultato certo, solo, certo. Non hai tre, ne hai uno, certo. E non fai sempre giocare una punta sola, ecco, quindi questo l'ho detto anch'io. Però voglio dire, delle volte ci si chiede, tanti dicono, come lui diceva, non ero contro Stroppa, però tante volte si dice, però con Stroppa si vedeva un po' più di gioco, si prendevano meno gol, adesso qui si prendono gol, quindi allora forse il 3 in difesa, come diceva Stroppa, servivano a nascondere i problemi a livello più complessivo. Posso dirti un'assurdità assurda? Io l'ultima Cremonese che giocava bene l'ho vista con Malvini. Sì. Cioè, ti sto andando per l'assurdità, un'assurdità, no, sì, no, detto un'assurdità assurda. Certo, però l'ultima che si è vista giocare a calcio è quella di Alvini. La Cremonese di Firenze, la cioè, partita. Incredibile. Ovvio, certo. Incredibile. Siamo... Poi dopo Alvini ha questi... Lascia perdere però il vero gioco, cioè la Chiesa che giocava a calcio, sì. Perché con Ballardini sinceramente... Cioè... Però Ballardini era un concreto, Ballardini sì. Tre settimane prima probabilmente ci avrebbe salvato, probabilmente, non so di... però Ballardini aveva un gioco diverso. Cioè, un non gioco? Era un non gioco, però era che quello che dicevano è il gioco di Bisoli che è stato esonerato oggi, fra l'altro hanno esonerato anche Valente, allenatore del Sud Tirol, okay. Al di là di quello, però ecco, si diceva di Bisoli, poi vai a Modena, il Modena non gioca come vuole Bisoli, gioca in attacco perché poi ci ha messo in difficoltà, quindi insomma etichettare un allenatore ma difensivista è un po' difficile al giorno d'oggi, perché lui, sono d'accordo con te. Juric nella Roma è considerato un difensivista e fa fatica, ma non poi, è vero che poi giochi lì fine. Quando si alza sì, l'asticella certo, viene fuori certo. Ma sì, ma tu tieni l'uomo, l'allenatore campione, sì. Il problema degli allenatori, le pressioni è vero, però ne parlavamo anche con Claudio altre volte, il problema dell'allenatore è la presunzione dell'allenatore. L'allenatore non sbaglia mai, secondo lui. L'allenatore non si mette mai in discussione, o si mette quando ormai le cose sono andate a pallone. Sì. E quindi, secondo me, la cosa fondamentale è che un allenatore potrebbe anche cambiare, no? E invece non lo fa. Stroppa, Alvini era un testardo, non posso dire perché ho parlato con lui migliaia di volte. Stroppa, per me, intelligente, capace di parlare di calcio per delle ore, però testardo. E quindi sembra che sia sulla stessa strada. È sulla stessa strada, però credo che sia così. Lo stesso Fonseca nel Milan, che è un allenatore innovativo, in fondo è un testardo, anche se ha avuto coraggio a lasciare fuori Leao, altri giocatori. Insomma, secondo me l'allenatore dovrebbe oggi non sentirsi un santone, ma sentirsi uno che si mette al servizio della squadra che ha. È ovvio che uno deve giocare con i giocatori che ha, non puoi pensare a giocare credendo di avere Messi o Vinicius o giocatori del... Esatto. È chiaro, e quindi questo è un problema vero. Adesso sentirei due minuti Furiani, Filippo Furiani, l'abbiamo già sentito ma lo sentiamo ancora, che è un è stato un ex centrocampista da Cremonese 2004-2006, promozione in Serie B con Roselli. Filippo, ci sei? Ecco, ci siamo? Pronto? Mi senti? Abbiamo dei problemi, ci sei? Pronto Giorgio? Sì, mi senti? Non ti sento. Richiamo io. E vedi, succedono queste cose qua, vediamo se adesso riusciamo ad agganciarlo. Lui abita a Bastia Umbra. Eccoci. Mi senti adesso?
adesso sì. Ecco, allora, bene, allora quando parliamo con te, poi il giorno dopo le cose sono andate male il giorno prima. L'altra volta a Palermo, stavolta in Pisa. Pisa nettamente superiore, ha meritato di vincere, nulla da dire. Quindi ecco, tu che hai giocato in tutte e due le squadre, due anni, 2002-2004 nel Pisa, 2004-2006 nella Cremonese, ecco, e quindi è il cuore un po' diviso a metà, fra virgolette, poi magari non è così. Ecco, come vedi questo Pisa? È un momento oppure può arrivare fino alla fine? Ma guarda Giorgio, anzitutto ecco, speravo in un risultato diverso. Il cuore naturalmente, come hai detto te, è giustamente a metà, perché sono stato pienissimo in tutte e due le piazze, e quindi ricordi meravigliosi, seppur con esiti contrastanti, però assolutamente stato benissimo. Vedo il Pisa come una squadra rivelazione, una squadra che è fastidiosa, una squadra tosta, ben allenata, e che in questi mesi ha preso già comunque sia la grinta e lo spirito del proprio allenatore. Ecco, tu ricordiamo la promozione con Roselli, dai, ricordiamola. Sì, quella è una, no, non si può dimenticare. Con una società che c'era e non c'era, parliamoci chiaro. Sì, avevamo diciamo qualche difficoltà, però fu un'annata comunque molto molto bella, dove siano in campo l'allenatore e la tifoseria fu un'unica cosa, e riuscimmo anche dietro magari a mascherare qualche piccola difficoltà, diciamo così, e a centrare un obiettivo che comunque portiamo tutti nel cuore. Certo, però diciamo che allora avevi una della spina dorsale fortissima, con Bertoni in difesa, Strada in mezzo al campo e Priscia andare davanti. Sì, quella era una spina dorsale, ci aggiungerei anche Riccardo Taddei, che era certo, la sulla torta. Riccardino, che è sempre malato, era il nostro fuoriclasse. Certo. È una squadra veramente dalle grandi potenzialità, e che riuscì comunque a togliersi delle belle soddisfazioni, diciamo questo. Ecco, io mi auguro adesso che la Cremonese possa però ecco, fare un salto ancora più in alto, che è quello di poter raggiungere la Serie A. Ok, so che sei sul lavoro, quindi ti lascio. Grazie mille, grazie, Filippo, in bocca al lupo. Cremonese. Grazie. Un saluto a tutti voi, a tutti i tifosi. Grazie mille, grazie Filippo. Ecco, Furiani è il classico giocatore che era un portatore di palla, un lavoratore del campo, non era certo l'idolo, l'uomo che faceva, non era Pisciandaro che segnava, non era Strada che aveva capacità di invenzione, però era uno che correva in mezzo al campo e serviva un giocatore così. E si sentiva. Ecco, oggi un giocatore come Furiani, come il Cristiani, adesso faccio esempio, come Ferraroni, parliamoci in casa, siamo a casa nostra, come Ferraroni, c'è giocatori che comunque non hanno super qualità tecniche, ma sono capaci di mettere in campo quella grinta che ieri non si è vista, perché ripeto, Van de Putte si è visto sì, a momenti, Jonsen si è visto solo in occasione del passaggio sì, per il gol dell'uno pari, e gli altri giocatori, Castagnetti cerca di metterci una pezza, ma vedo che fa fatica. Colocolo a volte ha difficoltà a capire dov'è, perché a capire chi è, ha i piedi un po' sballati, però è uno che serve in una squadra sicuramente. Ecco, questi sono giocatori di lavoro e di fatica, quindi ecco, questi giocatori qui oggi non ci sono più, oggi mancano, ce ne sono meno. Sì. Mancano, anche perché vedi la Cremonese, il giocatore che pensa ce n'è uno, Castagnetti, sì, togli lui, certo, e non vedi più nessuno che è in grado di farti il lancio, di certo, aprire, cambiare il gioco, cambiare il fronte, ce n'è uno. Fuori lui, o lui che non è in giornata, sì, e la squadra non è ferma, certo, ma quasi. Quindi non puoi basarti su Castagnetti, su Vasquez, che durano anche loro, purtroppo per le età, durano 60 minuti, forse 70, poi devi dargli il cambio, però dai il cambio, e chi metti al loro posto? Ieri ha messo Maier, ma non è certo Castagnetti, non è Castagnetti, non è Castagnetti, è un uomo più sporco, più di lavoro, sì, più di lavoro, sì, nero, no? Di, sì, lavoro scuro, sì. Tu non hai quello che prende palla, alza la testa e vede partire quello a destra o a sinistra e fa il lancio di, certo, 30, 40, 40 metri, sì, 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 e questo ti pesa così, in una squadra così, ti pesa, ecco, ti pesa. Ecco, il problema proprio
relativo a questo aspetto qui del giocatore che inventa, che costruisce, che dà, che corre, che chiude anche quando serve, ecco, è un po' crollato con la scelta delle figurine, come dicevi tu prima. Quindi vado a scegliere i giocatori che sulla carta sono di qualità, poi in campo, però tu puoi dirlo più di altri, certo, perché poi fai un lavoro che ovviamente è, poi ne parleremo, riferito anche alla forza di un gruppo, di essere, certo, dello stare insieme e anche nel percutino soprattutto. Certo. Ecco, quindi quanto oggi una figurina non entra nell'incastro del gioco di una squadra? Io credo che sia un tema fondamentale. Chiaramente ho tutto il rispetto ovviamente per le persone di cui stiamo parlando, che non, certo, conosco, non conosco le dinamiche, però credo anche che la visione di una squadra molto ben assortita nei nomi ma poi con grande difficoltà nel costruire sia anche un pochino l'emblema di una cosa che fatica a decollare perché formata da tanti eccellenti solisti ma che insieme fanno poi fatica a costruire. Questo non vuol dire che non vadano d'accordo, perché no, le dinamiche, certo, di spogliatoio, no, ci mancherebbe altro, ma è una semplice dinamica anche, come dire, di gioco, no? Non è detto che perché hai delle eccellenze individuali poi insieme formino un'eccellenza di gruppo. Questa è una dinamica che, come dici tu, è trasversale a tutti i lavori, no? Non solo nello sport, ma, certo, un po' in tutte le situazioni. Cioè, purtroppo o per fortuna non è solamente l'eccellenza individuale che ti fa fare il salto di qualità, ma è un'eccellenza che magari è un'amalgama che è il risultato di tante persone diverse che hanno caratteristiche diverse e magari non sono a tutti i costi i primi della classe. Certo, no? Sì, in effetti il Pisa ha dimostrato, Claudio, che il gruppo, spesso e volentieri, addirittura questo Touré che la Juve ha lanciato dalla sua, larga, diciamo, tra virgolette, cantiere, suo modo di... E questo qui è stato sfruttato da Inzaghi da quest'anno sulla fascia destra, terzino, era un centrocampista, e ieri ha dimostrato. Cioè, quindi giocatori che magari sono giovani ma hanno già questa capacità di adattarsi. Spesso e volentieri il giocatore che non è più giovane fatica ad adattarsi ad un ruolo che non sente suo, sostanzialmente, no? Assolutamente. Questo è un po'. È un tema, uno dei tanti temi. Sì, non è solo nel Pisa, è un po' in generale, certo, anche, certo. Vediamo anche in altre squadre, certo, blasonate, certo, dove insegna l'Inter, giocava in attacco la Di Marco, adesso fa il difensore, l'esempio più eclatante, certo, ma come quello ce ne sono, credo che ce ne siano tanti. È un po' la rivoluzione nel calcio, che è cambiato lo schema culturale di vedere certe situazioni. Certo. Cosa manca alla Cremonese, a mio avviso? Proprio la capacità culturale di affrontare le situazioni. Certo. È questo che manca. Adesso, chiaro, allora, io sono un tifoso, è vero, però è quello scatto che manca e ci mette in difficoltà. Io, se dovessi definirla adesso la squadra con un libro, lo stavo pensando, perché me lo, esatto, chiedi sempre, te lo chiedo. E allora tra poco dovrò presentare un libro di Valerio Varesi. Valerio Varesi è un giornalista, ex giornalista di Repubblica, non è ancora in pensione, però è un grande scrittore, un giallista, e l'ultimo suo noir è intitolato Vuoti di memoria. Ecco che cos'è la Cremonese. Quindi, insomma, è Vuoti di memoria, un Mondadori, non è un... Quindi non solo gambe ma soprattutto testa, è quello dove volevo arrivare, ma tu hai capito bene, certo, no, ma è quello il terrore. Gianluca Vialli, la passione l'hai conosciuto, Gianluca? Certo, abbiamo fatto le scuole insieme, l'ho conosciuto bene anch'io, ed era io l'ho visto giocare dall'inizio ovviamente alla Cremonese, era un giocatore che aveva grandi qualità tecniche, perché ne aveva, ma aveva anche una grande intelligenza calcistica, e questo l'ha portato non solo a diventare quello che è diventato a livello internazionale, ma l'ha portato anche ad essere uno dei giocatori
che sapevano parlare meglio in un periodo in cui i calciatori erano un po', ecco, sottodimensionati a quel punto di vista. Infatti non era solo intelligenza calcistica, ma era proprio intelligenza come persona. E anche furbizia, e poi, perché Viale era furbo. Furbo, un'intelligenza molto, molto frizzante, molto frizzante, una mente elastica, saltava da una cosa all'altra. Era perché tuo compagno di classe ti sei appassionato a lui e alla Sampdoria, oppure? Sì, io ho iniziato, allora, tifavo Sampdoria quando ero piccolo perché aveva questa maglia strana, particolare. Sì, cerchiata. Lei e lo junior Casale, che era tutto nero con la stella bianca. Sì. Poi quello di Vincenzo. Esatto, quel marocchino Motta, che poi vennero a Cremona tutti e due. Sì, sì. E quindi quando poi in classe con Luca è diventata la passione per la Samp, si andava spesso anche a Genova. Sì, vado spesso. Negli ultimi anni un po' meno, perché comunque sono quasi vicino ai 60, per cui mi faccio un po' ridere andare a Genova allo stadio in curva su. Però mi appassiona ancora, andavo nei ritiri, cioè ne ho fatte d'ogni, insomma, per questa Samp, ma anche più che altro per lui, perché comunque essere il compagno di classe, il compagno di banco, certo, di questo che è diventato dal nulla, anche se noi l'avevamo capito un po', la scuola che aveva questa marcia in più, si capiva questo. Vederlo poi essere tra i numeri uno nel calcio che conta, era un grande orgoglio, una grande soddisfazione, no? Perché comunque Luca è sempre stato Luca, ecco. Sì, no, certo. Chiaramente ci siamo persi gli anni dopo, quando lui è andato a Torino, ha iniziato a venire meno, Chelsea, l'Inghilterra, e poi ci siamo rivisti nel 2012, prossimo ai 30 anni del nostro diploma, 2013, sono riuscito a fare questa cena che ho fatto rivedere Luca a gente che l'ha visto nell'82 e non l'aveva più visto. Cioè, quindi siamo trovati a cena con tutti noi ragazzi, è arrivato lui con gente che l'aveva visto 30 anni prima, non l'aveva più visto. Sì, e lui, il ragazzo di 30 anni prima, cioè la stessa, sì, identica. Io l'ho visto, identico. L'ho visto quando la malattia era già avanti e l'avevo trovato all'alba lì in via Persico. Sì, quando aveva fatto la cena. Che c'era, sì, un montofo. Io l'avevo visto Mazzia, allo Sporting, altri, quando era venuto con Rampulla, esatto, gettare il libro. Ma lui è sempre stato il ragazzo. A me quello che piaceva di Luca, e che piace di Luca perché mi piace ricordarlo al presente, è che lui è sempre stato così, era così nel 78 ed era così nel 2020. Sì, forse era un po' più scapestrato nel 78. Ne abbiamo fatte noi, potrei scrivere lo Zig, potrei dirti di scrivere un libro, cioè, certo, capito? No, ma Dal Monte l'ha scritto il libro, l'ha presentato anche al festival al Pontieri, sono andati a Pontieri, poi al festival, sì. No, ma al festival di Trento, quello, esatto, l'ho visto, sì, bravo. Quindi ha fatto, ecco, Gianluca è Gianluca. Poi i tifosi del Cremonese l'ha capito poco, probabilmente, però Gianluca... Sì, poi c'è stato questo astio, quando sbagliò il rigore con la Samp a Bologna, sì, che venne fuori il casino, ha fatto apposta. La con Cesena, ricordo tante sinceramente cose, lui... Poi non lo so. Per condannare la Cremonese sicuramente. No, io l'ho visto, Cremona l'ha sempre avuto nel cuore. L'ho poi visto prima che morisse, era venuto a vedere la partita con della Cremonese, quindi l'avevo visto. E, ripeto, l'ho detto altre volte, ma la prima cosa che Vialli chiede a me... Come stai? E io dico, sì, lui è sempre avuto questa cosa. Come stai? Io, vabbè, il problema è, invece lui è sempre stato così. Comunque, al di là di Gianluca, che rimane uno dei simboli di Cremona, al di là di tutto, insieme a Cabrini, a Guarneri, un'altra persona, e a molti altri, sì, perché poi tanti li abbiamo persi lungo la strada, penso a Franzini, penso a molti altri, adesso al momento non mi vengono in mente tutti, però ce ne sono tanti che hanno fatto una lunga carriera. E quindi, insomma, Gianluca rimane nel cuore. Io vorrei spendere una parola per Chiara Galimberti, perché mi sembra, io l'ho conosciuta bene, la Chiaretta, questa ragazza con sindrome Down, che il papà, l'ex sindaco di Cremona, e la mamma l'hanno sempre portata in giro, la facevano parlare, parlava tantissimo, poi tu sai che questi ragazzi parlano tantissimo, no? Ha parlato più volte durante le riunioni della Giorgio Conte che facciamo annualmente, intervenuta, l'ho trovata in città durante
la rassegna della botanica, no? Dei fiori, e ieri è venuto a mancare improvvisamente, un po' di giorni che non stava bene, e quindi ovviamente un pensiero per lei, un pensiero anche per la mamma e papà, i fratelli che ovviamente vivono un momento difficile, anche se oggi mi ha scritto Galimberti, sindaco, e mi ha scritto una frase che, se riesco a ritrovarla, ve la leggo, perché secondo me di fronte alla morte comunque poi ci sono reazioni completamente diverse. E io le avevo fatto le condoglianze, lui mi ha scritto grazie infinite, a parte quello dice: Chiara è miracolo di vita ed è sguardo nuovo sulla vita. Questa è la frase di Galimberti che mi ha mandato oggi pomeriggio, quindi tanto per citare. Ecco, tu sei alle prese con questo tipo di problematica che poi cerchi di portare fuori dai problemi con lo sport, che hai fatto sempre, per Potima ha vinto, è andato all'estero, hai Certo, sì. portato in tutto il mondo, diciamo, questi giocatori. A sospiro è un lavoro non proprio simile, però c'è una componente. Adesso c'è le palazzine per i bambini autistici, quindi Esatto, ci sarà un sì. lavoro sull'autismo e sui genitori che hanno bisogno di venire a trovare i loro figli. Quindi c'è un lavoro che nella tua vita segna una linea dritta, Certo, sicuramente, praticamente. sì, è Poi proprio così, nel senso che parleremo anche di lui Mattarella, sì, dell'emozione, però. no, è sicuramente un segno distintivo, un po' della mia storia, anche di Certo. persona, nel senso È che quello. sin dai tempi della scuola ho sempre avuto questa attitudine di sostegno alle persone magari più fragili, a quelli che magari rimanevano un passo un po' indietro. Mi è sempre piaciuto tendere un po' la mano, poi questa cosa è una cosa che sta nel DNA un po' della persona, che poi ho Certo. avuto la fortuna, e mi viene da dire anche un po' la bravura, di poi capitalizzare questa attitudine in un lavoro, quindi di farne Esatto. non solamente la buona volontà perché è politicamente corretto farlo bene, ma anche una professione seria basata ovviamente anche su capacità. Ecco, Ah, quindi beh, ovviamente chiaro, se non ci sono mi quelli. sono specializzato, ho studiato, ho fatto tutto l'iter da educatore fino a diventare dirigente comunque di una struttura che oggi è Sì, unanimemente una delle più. intesa come una delle più quotate addirittura in Europa, e Esatto. che ha questo progetto bellissimo, secondo me, d'avanguardia, perché oggi al mondo esiste un solo centro di questo tipo che è a Baltimora, negli Stati Uniti, e è il braccio operativo di un'università famosissima di ricerca. E purtroppo, dico purtroppo, in Europa esiste solamente questo modello che abbiamo portato a sospiro e che è prossimo all'apertura. Una cosa importante. È fondamentale per l'approccio non tanto all'autismo, che è una condizione che Certo. oggi ha un'incidenza altissima. Mossimo, Partiamo di tantissimo. uno ogni È vero. 77 nati diagnosticato con È vero. questo tipo di condizione, ma è ovviamente punta il faro su problemi molto più seri, molto più gravi, che sono quelli che poi allontanano i ragazzini, gli adolescenti dalle proprie famiglie, che sono i disturbi della condotta. Disturbi del Esatto. comportamento che cominciano fin da piccoli, e poi quando poi il piccolo comincia a diventare un ragazzino, comincia a diventare un uomo, passando per l'adolescenza, che per tutti noi, anche Certo, per noi sì, è stata ovviamente complicata, è complessa, certo, non fa esplodere dimentichiamolo, questi certo. problemi davvero molto molto pervasivi, molto violenti di auto-eteroaggressività. Per cui qual è la reazione che una famiglia ha di fronte a questo tipo di fenomeno? È l'allontanamento. Cioè, chiaramente c'è un po' il si salvi chi può, cioè devo stare a Certo, galla e devo allontanare una persona che che crea mina problemi, comunque la certo. mia tranquillità. Certo. Questo centro ribalta un pochino tutta la visione che oggi, fino ad oggi, che c'è stata, che è quella custodialistica, per cui dire, noi siamo abituati a pensare a una struttura come un luogo sicuro in cui metti in cassaforte la persona, che garantisce da una parte il benessere della persona, però dall'altra parte un certo tipo di sorveglianza
sorveglianza, chiamiamola così, con una persona, con un termine brutto, sorvegliare la persona e custodirla. Ecco, questo centro fa sì gli altri. Esatto, esatto, dal problema. È una liberazione. Esatto. Questo centro ribalta un po' le cose, perché con dei protocolli molto, molto rigidi, ma anche scientificamente provati, va ad applicare dei trattamenti che durano tra i 6 e i 12 mesi, e tra quei 6 e 12 mesi, scientificamente parlando, hai un abbassamento tra il 70 e l'80% di questo tipo di fenomeni. Però, violenti. Cioè, non è male. Ecco, Mattarella, come ti è sembrato? Ma Mattarella per me è sempre stato, sono stato davvero molto fortunato, nel senso che è sempre stato, dopo Pertini, nella mia testa, certo, è il Presidente della Repubblica. Cioè, io ricordo un affetto da parte mia, sto parlando come sensibilità personale, dopo Pertini, sì, io ho visto Mattarella una figura carismatica, molto vicina un po' alla mia visione delle cose, e per me è stato un onore incredibile, ecco, ricorderò questo momento tutta la vita, e è una cosa che segnerà. Beh, questo è importante. Ecco, Claudio, temi della disabilità, temi comunque dell'integrazione e temi legati appunto al fatto di responsabilità, perché poi parliamo di responsabilità sia dei genitori sia di chi poi si occupa di queste cose. Ne hai affrontati tanti libri, la fiera del libro, c'è qualcosa di dentro? No, quest'anno non l'abbiamo, però è un argomento che ho sempre cercato di portare. Abbiamo avuto diverse testimonianze, certo, e credo che ne porterò ancora. Dico solo due battute e riprendo il discorso, che torna indietro proprio perché è un discorso di formazione. Torno su Vialli. Certo. È venuto Vialli a fare una serata formativa al CSI, io non ero presidente, ero vicepresidente, quindi torniamo indietro ampiamente più di 10 anni fa. Allora, CSI ha avuto atleti importanti, Meneghin, Zorzi, un nuotatore che è stato il primo campione del mondo, Bresciano, non mi viene in mente il nome, insomma ha avuto di quelle persone veramente Lamberti, importanti, no? Che hanno fatto la storia dello sport italiano. La capacità, sì, tu dici era furbo, però era una persona estremamente intelligente, certo. E quando è una persona intelligente? Nella capacità di rapportarsi con chi si ha di fronte, e lui su questo era veramente intelligente. Credetemi, non è per piaggeria, non era perché era cremonese, però quando parliamo delle serate formative al CSI ricordiamo quella serata formativa, perché ha cambiato la vita un po' a tutti, compreso me stesso. Ecco, io non avevo ricordato, tu sei presidente. Sono ancora per poco, poi presidente, finisco il mio mandato, sono ancora il presidente del CSI. Sei consigliere comunale anche o no? Non ho capito. Consigliere comunale o no? Sono anche consigliere comunale. Insomma, basta, mi fa manca niente. Basta. No, ecco, no, ma l'importante è legato appunto al discorso che facciamo prima con Rossi sul tema del gruppo. Ecco, il CSI ha la funzione proprio di legare il rispetto per l'avversario e per la persona che uno deve essere in campo, in palestra, dove vuoi tu, insomma. È una delle qualità fondanti che abbiamo nel CSI. Esatto. La capacità, allora il CSI ha due motti, lo sport per tutti, vieni al CSI, non lo dico per che non farai mai panchina. È questo il senso di quello che cerchiamo di portare avanti. Io vorrei spezzare una lancia, è uno spot, ma non mi vergogno a farlo perché è vero, per il Pepo Team. Il Pepo Team è stata, certo, la prima società sportiva del CSI sul territorio cremonese e forse anche tra le primissime sul territorio italiano. Abbiamo trovato terreno fertile nel CSI quando circa 25 anni fa abbiamo deciso di aprire questa realtà. Se non ci fosse stato il CSI nel panorama sportivo cremonese probabilmente non saremmo nati. Abbiamo trovato comunque davvero nel CSI terreno fertile, attenzione, ci è stato davvero dato un'opportunità, e non lo dico perché c'è qua Claudio, realmente stiamo così investendo molto su questo discorso di inserire questi giovani, questi ragazzi nel contesto sportivo. Certo.
Ripeto, l'ho già detto l'altra volta, mi dispiace se lo ripeto, però io nel CSI, due volte le cose. Nel CSI abbiamo un ragazzo diversamente abile e cognitivo che è comunque nella commissione atletica, perché certo, fa atletica. Cioè, questo è importante per lui, ma è importante anche per noi, perché abbiamo una visione concreta di quello che possiamo fare attraverso le sue esperienze, certo, attraverso le sue parole. Questo per noi è un grande... Scusa, io non voglio aprire un dibattito. No, è una conquista di civiltà, sì, lasciami questo... No, è un dibattito su un'altra cosa, ma non lo voglio aprire perché sarebbe lunghissimo e non abbiamo tempo. Il CSI nasce negli oratori, nasce a fianco delle chiese, insomma, diciamo sì, così. Sì, sì. Ecco, oggi gli oratori funzionano a scarto ridotto, nel senso che chiudono le chiavi, la porta, non... Quanto conta per voi perdere tanti ragazzi che potrebbero andare all'oratorio e poi diventare atleti del CSI? Sarebbe un discorso immenso. Sì, cioè, è il nostro, come si chiama, è quello che ci dispiace di più, perché tu sai che vanno alla scuola calcio di qua, alla scuola calcio di là, partono già con ambizioni diverse, però ho visto che, adesso mi spiace, che c'è anche una certa crisi economica e allora tanti stanno ritornando negli oratori. Ecco, dobbiamo essere noi bravi a captare, no, quelle persone che vivono questo disagio e metterli nella stessa condizione degli altri di fare l'attività sportiva a pari di quegli altri. Sì, però io capisco la crisi anche che c'è nel mondo della Chiesa, di vocazioni. E c'è stata una caduta. Però io dico, non puoi considerare l'oratorio un ufficio, apro le 4, poi chiudo con la chiave. Cioè, voglio dire, l'oratorio è un non posto è più come... tutti, in cui Viale è cresciuto. Bravo. Cristo Re Viale è cresciuto. Bravo. Lì, perché c'erano tutti che giocavano. Mondoni, che adesso qualche volta verrà anche lui a parlare con noi, Mondoni è cresciuto, ha fatto il basket a Cristo Re, il Corona, eccetera, eccetera, certo. Ma perché c'era... Che potevi giocare 6 ore al giorno, sei ore al pomeriggio. Io non lo scrivo nel libro. Gilbertina Sorrisi. Io non lo scrivo nel libro, ma potrei scriverlo. Io, che sono nato in un villaggio Po dove non c'era l'oratorio, perché la chiesa è stata costruita nel 59 e è inaugurato l'oratorio nel 61, avevo 10 anni e quindi per me l'oratorio è stata una cosa veloce. Ma per tutti quelli dopo di me, compreso Viale che adesso certo, sta qua, è stato importante, sì, ecco. Certo, sì. Quindi voglio dire, oggi non facciamo diventare come quando uno dice vado in un paese, visito la chiesa, chiusa, mezzogiorno, ma io devo chiudere il prete, no. Cioè la chiesa deve essere aperta per tutti. Benissimo. E l'oratorio deve essere aperto per tutti. Perfettamente io d'accordo. Capisco che ci sia bisogno di delle difficoltà, diciamo, ci sono altre problematiche, c'è ragione. Però voglio dire, se lo sport non nasce da lì, visto che non nasce in strada, nasce la società calcio, ma dove i genitori pagano abbondantemente per portare il figlio. Quindi allora voglio dire, creiamo il modo che l'oratorio diventi ancora un punto di interesse per i ragazzi. E dopo parliamo delle baby gang, parliamo di chi va a rompere qui, a rompere là. Ma manca manca il tempo e la voglia, forse anche, di costruire una situazione per quello. Abbiamo divagato, però mi sembra. No, però è giusto, noi facciamo un programma in cui parliamo di tutto. Comunque nel CSI allora funziona, c'è un presidente che è il sindaco, e c'è i consiglieri di presidenza che sono come la giunta, e consigliere di presidenza è il responsabile della federazione oratoria. Ecco. Esatto. Quindi esatto. Abbiamo la possibilità di lavorare anche bene, se ci danno la possibilità di lavorare bene. Quindi tu adesso sei in conflitto di interessi, dovrai uscire da lì. Io sono scaduto come lo yogurt, adesso scusatemi, l'11 di gennaio ci saranno le votazioni, però per pochi mesi non valeva la pena. Non che possiamo ipotizzare un nome, no. Non ho capito. Ipotizzare il nuovo presidente. E c'è già però. No, non diciamo. No. C'è già. Si vota, poi si vota. C'è già un nuovo presidente. Portate quello. Oh, torniamo sulla Cremonese per chiudere la trasmissione. Domenica e sabato si va a Mantova, ore 17:15, partita importante perché è un semiderby, però
durissima. È già cominciata l'altra sera con i cori finali della curva, prima contro Piacenza, ma non contro Piacenza, contro Inzaghi, soprattutto, sì. Che poi li ha veramente, cioè io gli ho fatto la domanda a Inzaghi, gli ho detto, ma alla conferenza stampa ho detto bene il Pisa, bravo tu, però ho detto, ma lei ha praticamente calpestato il campo di calcio tutta la partita, ha disturbato mentre facevano rimessi laterali, e dico, va bene vivere la partita, ma non è sembrato esagerato? Risposta: io vivo il calcio così. Poi alla sera ho visto Inter-Venezia e il fratello è uguale anche lui, guarda, con i piedi sul campo. Hai visto che tutte le volte andava verso la palla, esatto. E poi la lasciava passare, no? No, ma il fatto che Inzaghi, qua Cremona, voleva una sostituzione che l'arbitro ovviamente non gli ha fatto fare, è andato in campo, continuava a spingere, cioè, voglio dire, va bene tutto. Non è stato ammonito, il quarto uomo l'ho solo spinto ogni tanto via, vero, cioè, mi sembra che è Inzaghi. Cioè, Inzaghi, capito? Esatto. Ha il nome, ha il nome, quindi un po' di rispetto, sì, esatto, un po' di timore, sì. No, sono negli altri lo incusi, sì, capito? Esatto, cioè, io dico, vero, non è l'allenatorino, sì, qualsiasi, è Inzaghi.